ripeto, essendo io romantico, non posso dimenticare che è stato il mio presidente, quindi mi piace tanto indugiare su di lui. Però intanto da Lotito io pretenderei che lui non dica quella che non può parlare perché è indipendente, perché questa è una dichiarazione della padrone delle ferriere, e mi sembra che questa cosa sia declinata nel tempo e storicamente socialmente. Quindi i dipendenti parlano, a condizione che parlano rispettino tutti. Quando parla Daniele De Rossi sarà meglio che tutti l'ascoltano, perché non dice mai cose banali. Oltretutto non credo che sia stato offensivo nei suoi confronti. Quanto al suo presenzialismo, che è anche divertente, io ritengo che lui lo faccia più a beneficio, no, non tanto a beneficio quanto in una posizione in contrapposizione con i tifosi della Lazio, perché a seguire un mio volere, la nazionale mi metto pure a tutta. Ma a titolo per farlo non c'è.